Benvenuti a una nuova puntata di 3 minuti per la tua salute, il programma di Piave TV che parla dei problemi della sanità, ma in modo particolare della salute. Noi dedichiamo molto tempo alla prevenzione, però abbiamo spesso ospiti che ci parlano di alcune patologie che sono frequenti, ma che nella nostra USL diciamo, non possiamo evidentemente trattare. Perché? Allora, abbiamo qui il dottor Satin, che avete già conosciuto la settimana passata, che è un neurochirurgo. Allora, lui è neurochirurgo, lavorerà da me nella Crea Medica, però deve operare per forza nel suo ospedale che è Treviso. Ora, prima si parlava che a lui piace molto, per esempio, operare i meningiomi, quelli grandi, vi ricordate Gobbo, posso fare il nome, va tutta una storia che era sui giornali pieno, che meningioma aveva avuto. Però la patologia più frequente, lo vedo anche sulla richiesta delle liste, è la patologia della colonna. Certo. Allora, patologia della colonna e ci sono le malattie degenerative, ma l'ernia del disco forse è quella che diciamo ha più tanti comune. Problemi, viene lì il dolore alla gamba, lo sciatico, eccetera. Ecco, e penso che sia la percentuale che operate di più. Assolutamente, cioè tutte le patologie degenerative della colonna costituiscono la maggior parte degli interventi che noi facciamo, perché quasi l'80% delle operazioni chirurgiche che un neurochirurgo fa oggigiorno in un qualunque centro neurochirurgico italiano riguarda le patologie degenerative del rachide. Che sono quasi tutti benigne. Che sono patologie benigne, però legate a una degenerazione che avviene normalmente nel corpo umano con l'invecchiamento. Ecco, tra queste la più frequente è quella che viene sentita di più anche perché crea dolore acuto e a volte anche paralisi di un piede o di una gamba, è l'ernia del disco. L'ernia del disco è fonte di preoccupazione perché il dolore è lancinante e può durare anche parecchie settimane. Quindi le persone si chiedono, ma per un dolore alla schiena devo pensare all'ernia del disco? Devo andare in ospedale o cerco di curarmi a casa? Magari facendomi aiutare dal medico. C'è tutta una sequenza di eventi che ormai oggi è protocollata, è prevista per la gestione del dolore. Intanto bisogna distinguere il dolore alla schiena, mal di schiena, che abbiamo più o meno tutti e sicuramente più dell'80% delle persone una volta nella vita ha un episodio di lombalgia acuta, che quindi può durare giorni o qualche settimana. Il mal di schiena, dico, è una cosa, invece quando il mal di schiena si complica con una sciatica, un dolore che scende lungo la gamba, a quel punto bisogna sospettare la presenza di un'ernia del disco. In questi casi il primo periodo è gestito a casa. Il paziente si mette a riposo da sforzi, che non vuol dire stare a letto, vuol dire non fare sforzi, assume i farmaci che il suo medico gli consiglia e per 4-6 settimane aspetta che il dolore vada via. Questo si fa perché anche il dolore causato da ernia nel 90% dei casi nel giro di 6-8 settimane va via da solo. E poiché in chirurgia vertebrale c'è una regola d'oro che è quella di non operare le persone che stanno bene, piuttosto che operare una persona che si presenta all'ambulatorio con un dolore acuto e una risonanza con ernia, è meglio aspettare queste 4, 6, 8 settimane, magari il dolore se ne va da solo e a quel punto non è più necessario operare. Quindi primo periodo trattamento conservativo, se il dolore, ripeto, il dolore tipo sciatica rimane, a quel punto è bene rivolgersi a un neurochirurgo. Però è giusto aspettare quello che hai detto nella mia modesta esperienza, però ecco, fare un accertamento, cioè voglio una a dolore, una radiografia della colonna ed eventualmente se è localizzato, se sembra che sia uno sciatico, un attacco di quegli anelli lo farei ecco, io. Senz'altro. Non noi andare oggi a pensare all'intervento, ma almeno diagnosticare com'è. Sì, noi neurochirurghi preferiamo oggigiorno la risonanza magnetica, che purtroppo ha liste d'attesa e costi un po' superiori all'attacco, però senza mezzo di contrasto. Senza mezzo di contrasto. E allora le attese sono un po' più brevi, che da noi qui con il mezzo di contrasto, meno di 2-3 mesi. Ecco. Con la risonanza in mano, allora la persona con il dolore che non si risolve si presenta al neurochirurgo. Il neurochirurgo, in definitiva, quando è che interviene? Allora, quando c'è
intanto un dolore importante, perché un dolore lieve si suggerisce di sopportarlo almeno un altro po'. Poi un'ernia voluminosa, oppure ernie particolari, noi le chiamiamo intraforaminali, cioè che sono dentro un piccolo canalicolo osseo all'interno del quale non potranno mai spostarsi e quindi è necessario toglierle chirurgicamente. E poi, soprattutto, un'ernia che vada a interessare il nervo che è responsabile del dolore, perché a volte, vi faccio un esempio semplice, uno ha l'ernia a sinistra e ha dolore a destra, in quel caso è chiaro che non ne nasce una indicazione chirurgica. Ecco, quindi l'indicazione per l'ernia è questa situazione, quindi dolore che rimane, ernia piuttosto voluminosa, corrispondente al territorio di innervazione dove si è presentato il dolore. Ecco, questo è giusto. Adesso magari dico una sciocchezza, ma io di solito vado anche molto a questo, è chiaro che poi mando dallo specialista. Se compare un disturbo sensitivo o trofico, e allora penso che ci possa essere una compressione che sia bene mandare al neurochirurgo per vedere se c'è da fare un intervento. Quando il dolore si complica con un disturbo sensitivo, la perdita della sensibilità cutanea o peggio ancora la perdita della forza al piede o alla gamba, lì è bene che la persona sia valutata dallo specialista per decidere se sia il caso di intervenire con una certa urgenza o se si possa aspettare. Lì noi neurochirurghi, in base alla nostra esperienza, sappiamo come indirizzare i vari casi, però sicuramente se c'è un danno neurologico che va al di là del dolore è bene che la persona sia vista dallo specialista. Eh sì, penso che per l'età, perché non è la mia età, è ancora visito, nel senso i riflessi, la forza, i movimenti, con il cotone, vedere, sono tutte cose che le faccio abitudinariamente. Adesso tanti medici non usano si fanno, più fare... Si fanno di meno, perché se poi a fronte di una obiettività che sembra interessante non c'è un'evidenza radiologica, comunque non ne nasce un'indicazione terapeutica, chirurgica, quindi... Senz'altro il neurochirurgo, io sono ormai di una certa età, però il neurochirurgo giovane si affida moltissimo agli esami strumentali e molto poco all'esame clinico, quello sì. Quindi se uno punge e non sente l'ago, no, voglio vedere bene la risonanza. Giusto per localizzare tutto, però certo. Vuol dire se io faccio e non sente nemmeno l'ago, vuol dire che c'è una cosa, specialmente una patologia. Se è sul territorio innervato da un nervo che è quello che abbiamo visto dalla risonanza. E quanto a ernie, c'è da dire che esistono anche le ernie cervicali e le ernie dorsali. Ora, noi abbiamo parlato finora dell'ernia lombare, che è la più comune, però le ernie cervicali richiedono un'attenzione maggiore, quindi non si aspetta quelle 4-6 settimane che ho citato prima in caso di dolore, perché l'ernia cervicale può anche essere pericolosa, cioè a livello cervicale passa al midollo spinale che ci consente di muovere braccia, gambe e tutto. Quindi se qualcosa succede al midollo spinale cervicale il rischio è una paralisi grave, da rimanere su una sedia a rotelle o da rimanere a letto. Quindi per un'ernia cervicale, quando quindi ci sia un dolore cervicale importante, accompagnato o seguito da un dolore a un braccio, uno delle due braccia, e questo dolore è accompagnato magari da perdita di sensibilità a qualche dito della mano, lì il sospetto di un'ernia cervicale diventa alto e conviene fare accertamenti. E questo è il neurochirurgo. Adesso mi hai detto che è già direzione, ma già ai tempi miei, se io avevo questa, era neurochirurgo, non l'ortopedico, perché sono anche interventi più delicati. Sono interventi delicati, però devo dire che sono interventi tecnicamente belli, perché non c'è una goccia di sangue. Si passa al davanti, sul collo, al lato della carotide, tra la carotide e l'esofago. Quindi non c'è sangue perché non andiamo a interrompere le fibre dei muscoli, quindi sangue non ce n'è. Noi si dice si passa per via smussa fino alla colonna vertebrale. E questi interventi hanno un'altissima percentuale di successo, cioè le persone che stanno bene anche a distanza di 10 anni dopo l'intervento per ernia discale cervicale è altissima, ecco, più alta che non a livello lombare.
Un brevissimo accenno alle ernie dorsali. Le ernie dorsali sono rare innanzitutto. Una persona se ne accorge spesso più perché ha un problema agli arti inferiori che non per un dolore, cosa diversa rispetto alle ernie cervicali e lombari. Sì. Perché l'ernia dorsale è un'ernia che evolve lentissimamente, spesso calcifica e arriva a comprimere il midollo spinale a livello dorsale, dando un disturbo alla sensibilità e al movimento degli arti inferiori. L'ernia dorsale è una patologia che noi consideriamo grave e quindi va affrontata senz'altro a livello specialistico. C'è un meno frequente, penso. Molto meno frequente. Sì, mi ricordo. Vorrei fare un accenno a un'altra patologia degenerativa vertebrale che è frequente, però è frequente nella popolazione, diciamo così, sopra i 60 anni, ed è quella che noi chiamiamo stenosi vertebrale, il restringimento del canale vertebrale. Quando a seguito dell'artrosi aumenta il volume delle articolazioni vertebrali e dell'osso in generale, lo spazio per i nervi si riduce e nascono sintomatologie sensitive, dolorose, anche deficitarie, quindi un difetto di movimento alle gambe, che riguardano sempre la colonna vertebrale lombare. A quel punto l'intervento è diverso da quello per ernia del disco, è un intervento di semplice decompressione e quindi con un intervento poco impegnativo per il chirurgo, per il paziente, che si risolve rapidamente, la persona nel giro di qualche settimana riprende quella funzionalità deambulatoria che aveva perduto. Bene, bene, ringraziamo il nostro neurochirurgo, nostro perché ormai è anche nostro, e magari ci rivedremo in un futuro, anche perché anche lui con il danese poi farà una conferenza dell'America, sai che ricordi. Dobbiamo fare sempre pensando anche alla prevenzione, assolutamente, che ho messo mi pare in quadrifoglio rosa, perché questo serve a aiutare la gente a evitare le complicanze. Certo. Bene, a tutti un saluto e ci rivediamo tra un'altra settimana.